nella cucina del mio ristorante, che confusione poco invitante, nel ristorante io vorrei assaggiare, ma non so proprio mai cucinare, vado a lavare, che poi devo mangiare, se non ce la faccio chiamo il McDonald's, vado. Gnam, 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 sì, oggi si mangia! Vi piace il mio cappellino? È carino? L'ho dovuto creare, l'ho un po' improvvisato, perché comunque oggi Maestro Giugiu si trasformerà in uno chef. Infatti sono in cucina e sono qui con i miei buonissimi prodotti. Guardate che buoni! E cosa farò di buono oggi? Come vi avevo promesso l'altra volta, oggi diventerò un cuoco. Ce l'ho l'aspetto da cuoco, secondo me. O forse più da assaggiatore. Vabbè, vediamo un po' come me la cavo. Intanto ho preparato una pasta tricolore. Delle uova. Ho fatto un guaio. Delle uova perché delle uova... Oddio, stanno calcolando. Delle uova perché voglio fare la carbonara. Quindi oggi farò la carbonara. Ho letto su un tutorial, cioè un libro, visto, non lo so. Comunque, che devo fare? Devo mettere le uova tutte insieme, sia quelle bianche che rosse. Le sbatto, le rompo e poi le giro e le inizio a preparare. Si iniziano a sbattere le uova tutte insieme, poi le monto, quindi una per una, le monto, come le devo, le monto, non ho capito, montare forse no, mi sa che ho fatto un guaio, forse dovevo togliere il guscio, si vede che non sono mai stata ai fornelli, e io volevo fare la carbonara, mi sono pure sporcato le mani, me le devo lavare, e intanto, niente, vi devo dire la verità, non ho mai cucinato in vita mia, quindi non so neanche fare un uovo sodo. Mi perdonerete, però siccome faccio la carbonara e il cibo non va sprecato, farò questo, farò la differenziata, leverò il guscio delle uova, lo eliminerò, sì, e preparerò col rosso d'uovo e anche col bianco, tutto insieme la frittata, si farà così, poi ci metterò un po' di formaggio, un po' di sale, un po' di olio, la metto nel panino e farò la frittata, quindi... Niente, io che avevo preparato le zucchine, le melanzane, le cipolle, i limoni, le mozzarelle, il couscous, la pasta all'italiana. E io che volevo... ho fatto un guaio, lo so, forse non fa per me la cucina, va? È meglio che ritorno a fare l'assaggiatore. Ah, avevo pensato anche di fare un risotto alle fragole. Intanto... assaggio, lo so che non si parla a bocca piena, ma c'avevo un po' fame. Lo so, mi sa che forse è meglio che ritorno a fare l'assaggiatore. Però io devo imparare, non mi arrendo e intanto c'ho un'altra sorpresa nel forno. Intanto ho messo una cosa buonissima che a me piace un sacco, perché io sono un amante dei carboidrati e si vede, e ho preparato anche un panino, quindi l'ho già messo in forno, vediamo. Oddio, ma mi sa che sta bruciando. Oddio, che fa? Oddio. Fa... oh no, oh no, ho fatto un guaio, scusate, preferisco, mando tutto a fuoco, sapete cosa faccio? È meglio che chiamo Glovo, perché ve lo devo confessare, a me manca il McDonald's, mi manca il McDonald's, vabbè, ci vediamo la prossima volta, se no qua vado a fuoco, ciao. Ah bimbi, non state mai da soli ai fornelli, mi raccomando, fatevi aiutare dai vostri genitori, chiamo mia madre e mi farò aiutare da lei, che è meglio, ciao a tutti.